Oggi per 3 minuti in TV intervistiamo Vittorio Piccirillo. Ciao Vittorio e benvenuto. Ciao Eleonora, ciao a tutti. Ciao Vittorio, lui è un autore emergente, ha scritto diversi romanzi, ma oggi ci parla di questo che potete vedere qui, Galassie perdute e libro primo Innocenza. Come nasce questo romanzo? Questo romanzo nasce dalla volontà di raccontare una storia che tratti del libero arbitrio e del fatto che ogni scelta che noi compiamo prevede delle responsabilità e ha delle conseguenze non solo su noi stessi, ma anche sulle persone con cui noi abbiamo a che fare. Chi sono i protagonisti di questa nuova storia? La protagonista principale è una ragazza di nome Kendra, un'adolescente che viene strappata al suo contesto tranquillo, vede la propria vita distrutta dal corso degli eventi ed è costretta a ridefinire se stessa attraverso le proprie scelte e attraverso le decisioni che prende in relazione alle persone che incontra lungo il suo cammino. E quali sono le ricerche che hai effettuato prima di scrivere questo romanzo e di conseguenza quanto tempo hai impiegato? Allora, trattandosi di un romanzo di fantascienza, la ricerca non finisce mai, perché si va avanti costantemente a leggere romanzi scritti da altri, ci si documenta con materiale scientifico, enciclopedie, programmi televisivi, eccetera. Il tempo di scrittura è stato di circa 3 anni, dalla prima stesura fino alla pubblicazione definitiva. Hai incontrato difficoltà durante la stesura di questo romanzo? Sì, parecchie, come sempre succede, perché io sono un perfezionista e quindi non sono mai soddisfatto di quello che scrivo e vado avanti a revisionarlo, a correggerlo, eccetera. Ma poi ogni tanto inevitabilmente i personaggi ti prendono la mano e cercano di scrivere una storia che non è quella che hai in mente tu e quindi bisogna tornare indietro, fermarsi, ripensare alle varie cose e così via. Perché le persone dovrebbero leggere il tuo romanzo? Perché è un romanzo che racconta un po' la storia di tutti noi, la storia del percorso di crescita che facciamo tutti, passando da bambini, quando viviamo in un ambiente protetto dove tutti prendono le decisioni per noi e noi non abbiamo bisogno di pensare a niente, alla vita adulta, quando noi dobbiamo prendere coscienza della nostra responsabilità e agire in prima persona. Quanto è importante leggere e quali corsi frequenti? Leggere è importantissimo perché è quello che alimenta la fantasia. Fare i corsi è altrettanto importante perché ti dà strumenti che altrimenti potresti non conoscere semplicemente dalla lettura e soprattutto perché ti mette a confronto con altri autori e altri stili. Quali sono i tuoi progetti futuri? Al momento stiamo realizzando il secondo volume di questa nuova saga, poi ci sono altre cose in cantiere di cui parleremo a tempo debito. Ringrazio Vittorio Piccirillo per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci alla prossima. Vi ricordo che Vittorio Piccirillo è stato pubblicato da Solfanelli Editore, quindi cercatelo su Facebook e in generale nel web. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.